grazie. Chi vuole la birra si avvicina. Un viaggio così. Grande Fabio! Posso anch'io che sono astemia? Certo, devi che sei astemia. Io non so astemia. No, quanto appoggio è davanti a te? Volevo dirvi solo due parole. Grazie a tutti che siete venuti. È iniziato per gioco. Adesso votiamo tanti. E niente. Volevo dedicare una persona che non c'è oggi ed è Angela. È Starzura. Dai Angela! Siamo partiti. Ecco. Abbiamo una carovana di gente. Ma tanti le ci saranno per strada, ci saranno per strada. Spettacolo. Che bello. Ma caldo non lo sento. La birra già la sento. Vittorio. Ma guardate, è uno di Vittorio. È uno più scemo di me che sta facendo il percorso con una veste da 9 kg. Prima tappa comune. La nostra foto sotto al simbolo di Pomezia, la torre. E anche un invito al sindaco che la Finlandia ha fatto la fontana con le birre, visto che noi abbiamo la fontana ma ancora ci sta l'acqua, magari se cambia la destinazione d'uso da acqua a birra, Losa ha detto che ci mette la birra. Ok. Lei fa parte di quelli che erano indecisi, poi invece ha preso coraggio e sono sicuro che farà 10 km nel migliore dei modi senza problemi. Qualche impressione? Prima impressione? Tranquillissimi, si fa tutto, ci si arriva sereni, la birra adesso facciamo le altre, via. Fare rifornimento. Siamo alla prima tappa di questa camminata e siamo sotto al comune. Questo è un invito al sindaco perché ce l'ha chiesto Pomezia, ce l'ha chiesto l'Italia, ce lo chiede la Finlandia, la fontana c'è, ma manca la birra. Visto che Birra Losa ha detto che a Pomezia la darà gratis vita durante finché non fallirà e tutto quanto, leviamo l'acqua e mettiamo la birra. Dai, sindaco, ce lo chiede nella cittadinanza! Birra! La fontana dell'Ipsia, okay. Seconda tappa. Fabio è un grande che si fa tutti i giorni da solo sta camminata, noi siamo in compagnia e già mi pesa, e farlo da solo penso che è veramente un'impresa, bravo, e mi complimento a Fabio. La zavorra? Sì. Ci racconti un po' di questa cosa della zavorra? Questa zavorra era per rendere un po' più, diciamo, goliardica. Sì, goliardica, ho cercato anche una miss piuttosto estroversa per, non lo so. Peccato non c'avevo le Crocs, altrimenti mi sarei messo anche quelle. Ma pure per i più piccoli. Oh, bello, Leandro! Il Sergio ha fatto tutto vero. E vai. Abbiamo rimediato. La prima pausa. Grande. Dai, che bravi ragazzi, complimenti a Fabio. Questo è Marione. È una persona svogliatissima, non gli fate fare un cazzo. Zero. Niente. No, ma ha detto c'è il distributore delle birre là, invece non è vero. È un grande andiamo. Però. Non molla mai. Birra Birra Losa la prendiamo, io la prendo sicura. Ci hanno pure fermato con la concorrenza, vedi? La concorrenza la mettiamo. E quindi, come vedete, anche i bambini possono farla se con certe accortezze, cappellino, sali minerali, acqua fresca, quindi è una semplice passeggiata. Dai, se fanno sta passeggiata dopo si alleniamo al mare noi, mica abbiamo la birra noi, con l'acqua. E oggi c'era bisogno di un bel panino, salame e maionese, energie, che sono proteine sempre, eh? Sì. Sempre proteine. Thank you.
è calda, questa è un frutta. Altra tappa, altra tappa. Come no, prego, una birra? Sì, dice, no, 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 se no poi ci arrivo. Andiamo direttamente dall'altra parte, al senso opposto, perché arriviamo a un certo punto dove il marciapiede non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Oh, aspetta, ho preso la birra pure l'acqua. A grande. Spettacolare. Come stiamo messi? Benissimo. A grande. Benissimo, ce la facciamo. Sì, sì. Ci vorrebbe sempre il panino col salame e maionese, non vi scordate. Giusto. Però la prossima volta faremo dei miglioramenti. Okay. Adesso abbiamo finito, da qui diretti verso il Florida. Che avete partecipato, vai regà, la cosa che voglio dire, la cosa che voglio dire è che ci abbiamo messo quasi 3 ore e non è morto nessuno. Grazie. Ci sono anche bambini, una cosa bellissima, hanno partecipato anche bambini, persone che hanno, sono arrivate, eccola là, la voglio far vedere. Non ce la faceva, ma fino all'ultimo avanza, ha detto avanza. Io ce la faccio. È arrivata fino all'ultimo e non ha mollato un attimo. Quindi è una cosa, era una passeggiata tra amici. Sono contento che avete risposto in tanti. Adesso ci andiamo a fare un bagno insieme. Finiti questi 10 km, siamo arrivati, abbiamo fatto adesso il bagno, c'erano quasi 70 persone, qualcosa di più forse, tra adulti e bambini. Un ringraziamento grande a tutti, a chi ha reso possibile questa camminata birralosa, per l'accompagno e per l'aiuto all'attraversamento dei 10 km. CrossFit 548 per l'iniziale, la spinta per potermi fare, avere quell'ok per l'iniziativa. Gianluca e Tiziano principalmente. Un ringraziamento a mio fratello, che sembrerà scontato, ma affrontare un'iniziativa del genere comunque ha un'esigenza di spesa di soldi, e lui ha voluto appoggiarmi al 100% pagando tutte le spese che ho affrontato per questa iniziativa. Grazie anche a Father Inside e a Stefano, che hanno ripreso il percorso per questi 10 km. È stato faticoso, però se 70 persone hanno voluto partecipare ci sarà stato un motivo. Il prossimo anno sarà meglio, sicuramente. Grazie mille. Grazie a te.